Benvenuti in questo nuovissimo filmato, quanto da miniatura e soprattutto quanto da titolo What's in my bag? In poche parole, tradotto all'italiana, cosa contiene la mia borsetta del periodo? Sapete, di tracolle sono un'appassionata, chi mi segue sa perfettamente che la borsa a tracolla è la mia passione, ne ho tantissime, costantemente, no dai, tra virgolette costantemente, sono sempre alla ricerca di comprare qualcosa che mi manca, colorazioni, le adoro, che sono piccole così, medie, grandi, sono la mia passione e chi mi segue sa perfettamente che ho anche una bella cabina armadio di scarpe e borse, in particolare modo tante borsine che ripeto vanno da piccola così a grande così, ma vabbè, vado alle ciance e andiamo a scoprire cosa contiene. E ce l'ho qui davanti a me. Ecco qui la borsina che sto utilizzando in questi giorni. Ogni tot la cambio e questa è quella del periodo che è super indicata per l'inverno perché è pelliciosa. Chiaramente è un'eco pelliccia, ragazzi. Non è che di pelliccia vera. E poi oltretutto mi fa quando la indosso anche da antistress perché mi metto lì, me la coccola, la faccio, la rifaccio. Non lo so, sarò matta. Tracolla, ovviamente, ve l'ho detto, la mia passione. E questa è la borsetta che sto utilizzando in questa settimana. Ormai è da un po' che non la cambio. E sicuramente nei prossimi giorni farò il change con le altre cose perché a giro le faccio utilizzare, cioè le faccio, le utilizzo tutte più che le faccio utilizzare. Sono io che le uso, le faccio utilizzare, sembra come se me le affitto, no. Sono io la proprietaria indiscussa e poi anche il colore è stupendo. E adesso che ci sto pensando di questa tipologia, io ho già girato un altro, se vogliamo chiamarlo tra virgolette, episodio, ma risale a che avevo aperto da pochissimo il mio canale, quindi è un video che risale almeno a 6 anni fa, considerate. Forse uno dei primissimi in assoluti. Ve lo lascio qui nelle schede informative. Se siete curiosi di andarlo a vedere e vedrete un'azzurra appena diciottenne, avevo forse da pochissimo aperto il canale perché in quel periodo andava tanto di moda a girare questi video e adesso sto vedendo che stanno tornando e soprattutto mi è venuta la fantasia perché l'altro giorno vedendo i vari canali che seguo una ragazza l'ha portata come tipologia di filmato, ho detto no, voglio rifarla anch'io, mi ha fatto venire l'idea, ho detto non la rifaccio. Probabilmente non fregherà niente a nessuno di scoprire cosa contiene la mia borsina in questi giorni, ma vabbè, io lo faccio ugualmente, non lo so. La trovo una cosa carina, perlomeno a me, quando vedo queste tipologie di filmati mi piacciono da morire. Spero piacerà anche a voi. Fatto sta, borsina alla mano e scopriamo tutto quello che contiene. Niente di che, ragazze, super niente di scandaloso, ma cose utili che tutte noi donne abbiamo. Allora, contiene igienizzante mani, non è per questione di Covid o non anche prima del Covid, nelle mie borsine c'è sempre stato. Non so, quando sto in giro mi sento le mani, la sensazione è di sporco e quindi ogni tot mi do una botta. Poi abbiamo questo portamonete, sì, siccome la borsina è piccolina perché io adatto anche i portafogli in base a quanto è grande la borsa, siccome questa borsa contiene il minimo indispensabile, adatto anche i portafogli che sono piccoli, perfetti a misura della borsina. Questa è una borsina in miniatura a sua volta che a volte indosso anche su altre borsine, sì, tutto un giro di parole, borsina, borsina, vabbè. Comunque, è un portachiavi che fa anche da portamonete. Quando non lo utilizzo come portamonete, lo attacco a un'altra tracolla un po' più grande e mi fa da portachiavi da decorazione. Quando invece non lo utilizzo come portachiavi, lo utilizzo come portamonete. Infatti, vedete, qui ci sono le portamonete e qualche soldino di riserva. È troppo carina, soprattutto il doppio uso che ne puoi fare. Mi è capitato magari quando vlogo di vederlo attaccato a una tracolla magari un po' più grande. In questo caso mi diventa portamonete. Ok, poi continuiamo con portafoglio, dove dentro ci sono carte, documenti, soldi, classiche cose, patente, carte d'identità, codice fiscale, niente di così entusiasmante e tante carte in base supermercati, negozi e strada facendo. Anche questo qui vedete a misura che mi entra in questa qui, che non è che è tanto grande e non è neanche tanto piccola, è giusta, giusta per contenere il necessario. Poi mascherina, io ancora la porto appresso con me, vi dico la verità, anche se ormai non serve più in nessun posto, ma quando vedo che c'è troppa gente nel posto dove sto, me la metto per sicurezza. Sarà anche una fissa che ormai c'è rimasta e siamo ormai super impressionati da sto Covid. E dato che stanno ancora risalendo i contagi in questo periodo, che quando c'è un po' di affollamento, me la metto e sto tranquilla. Sarò fissata, ragazzi, però salute è salute. Poi pacchetto di fazzoletti, anche questo non manca mai. Abbiamo una power bank, a volte ne porto anche due appresso col caricatore che adesso non ho qui perché ho il telefono in carica, classico caricatore,
mi serve più che altro il cavetto, se no come faccio a caricare tramite la power bank? Ovviamente ne porto una barra due perché magari sto tutto il giorno in giro, mi si scarica il telefono e devo sempre averlo carico. Sono una fissata che se anche scende al 99% o al 90% per me il telefono è già scarico. Lo so, tutte fisse mie, vabbè, ragazzi, sono fatta così. L'abbiamo svuotata, ve l'ho detto, non c'era chissà che cosa. Vediamo di qua nella taschina, ma non credo ci sia nulla. No, infatti non c'è niente. Perché questa qui ve l'ho detto, è proprio per lo stretto necessario. Poi quando indosso quelle lì un po' più grandi intendo tipo una cosa così, le riempio ancora di più. Questa è una cosa che a volte nelle mie borsine si trovano anche gli assorbenti, perché sì, so i giorni più o meno che mi viene il ciclo mestruale, ma a volte per sicurezza me li porto sempre appresso e penso che in ogni borsina di noi donne almeno un assorbente o due c'è sempre fisso. Qualsiasi cosa succede, stiamo sempre belle che parate. Ragazzi, con questo è tutto. Io spero che il filmatino vi sarà piaciuto. Niente di che, ve l'ho detto, ma è un modo per scoprire cosa contiene la mia borsetta del cuore, e questa è veramente una delle mie del cuore, soprattutto in questo periodo invernale. La trovo fantastica, il colore è anche molto particolare, ma veramente molto molto carina. E ok, sotto nei commenti fatemi sapere cosa contiene la vostra borsina, che sono curiosa anch'io a sua volta di impicciarmi e scoprire cosa mettiamo all'interno di queste borse, che sono sempre tipo borsa Mary Poppins. Noi donne ci mettiamo di tutto, ragazze. In giro e dici, ma magari potrebbe servirmi, e alla fin fine, anche se ci sono sempre miliardi di cose che la maggior parte rimangono lì sepolte in fondo e neanche si utilizzano, ma altrettante molto spesso ci salvano la vita. E ditemi che non è così. Ok, io vi mando un bacione immenso, un abbraccio fortissimoissimoissimo. Ci vediamo lunedì 14:30 con nuovi sul canale. Ciao, buon weekend, eh? E ragazzi, sì, buon weekend, statemi bene. Ari, ciao.